Axel, dov'eri e cosa facevi all'ora del delitto? Ero in cucina, a infornare la pizza. Here we go. E dimmi, c'è qualcuno che può confermare il tuo alibi? Certo, Luxord era con me. Ho provato ad usarlo per alimentare il fuoco nel forno. E non è stato piacevole. Una comoda e infiammabile casa di paglia. E così decise di... Ehi, Axel? Oh, urge una correzione. A causa di un attacco di piromania, il primo porcellino saltò in aria con la casa stessa. E tanti saluti. In alternativa potrei bruciarlo. Posso? Beh, io avrei una buona idea per un regalo. È per caso qualcosa di infiammabile? Beh, in effetti sì. Quindi, lei dà fuoco a qualsiasi cosa le capiti a tiro. Che sta facendo col mio divanetto? Ops, mi scusi. Credo Ma perché lo fa? che si arrabbia repressa. Verso qualcuno in particolare? Sì. Marlene! Ehi, un momento, Marluxia va a fuoco! Lui è soltanto accaldato! Ok, è colpa mia. Ehi, un momento, ne conto uno in meno. Dov'è Axel? Sarà andato al bagno. Sarà andato a incendiare il bagno. Ehi, che cosa intendisci dicere con questo? Ciao! Axel, va via! Questo è il mio momento! Cos'è questo odore di bruciato? I miei sfumatini di spinaci! Maledetto Axel! Salve, eroe del Keyblade. Il mio nome è Axel. Lo hai memorizzato? AXLPQZTR. Certo che in questo castello siete tutti pedofili, Veramente lo è soltanto Axel. Ma cominciamo pure il combattimento. Vexen, ascoltami! Quello lì era un chakram esplosivo! Oh, santo Dio! Ma prima di lasciarci, devi sapere un'ultima cosa. Oh, e che cosa? The game. Ma brutto figlio di... Ma tu sei proprio un coglione! Beh, quando distribuivano i cervelli io ero al gabinetto. Piuttosto, dove è finito Axel? Quel tipo sta facendo lo spelling del suo nome, qualche piano più giù. Credo ne avrà per molto. PCQLNHS? Ma dov'è che sbaglio? Aspetta, Axel, che stai facendo? Da! No, lasciami! No! Frocio! Scusami, Zexion. Ora più nessuno è a conoscenza della mia omosessualità. Ma quanto ci metti quel finocchio? Dunque, al castello dell'oblio sono tutti morti tranne te? Sì. E il fatto che Vexen sia morto in una vampata di fiamme ti dice niente? No. E gli sformatini di spinaci carbonizzati di Marluxia? Io non c'entro. E il fatto che ci sia la tua firma su ogni dannato luogo del delitto? Ascoltami, io non c'entro niente in questa storia! Ehi, aspetta un momento tu. Sì? Ma perché non l'hai detto subito? Era questo il vero piano di Xemnas. Xemnas? Il tizio che avete appena visto. XEMPR0 chiocciola LPM. Oh, eppure me l'ero scritto! Lascialo a me quel finocchio. Adesso mi sacrificherò per salvare la vita a una persona che conosco appena, facendo un'uscita di scena figa, anche se abbastanza inutile. Così mi guadagnerò l'amore delle fangirl e l'odio del 10% dei giocatori di Kingdom Hearts. A te manca qualche rotella, vero? Ehi, io sono un personaggio commerciale. Sono fatto così. Alla fine quel finocchio è morto come un coglione. Oh no, non sarà per un altro incendio doloso, spero. E non sarebbe la prima volta, brutto finocchio. Incendi dolosi su altrui pietanze. E dai, Marl, ti ho già chiesto scusa. Frase fatta. FRZU Omega. Non è possibile recuperare l'albero. E perché? È in fiamme. Axel! Non preoccupatevi, ragazzi.
Anche se l'albero è andato a farsi friggere, rimane il cenone con le delizie cucinate da me. Ah, sì, certo, il cenone. Axel, non dimmi che hai dato fuoco anche al cenone di Natale. E dai, stavo solo cazzeggiando. C-A-Z-L-4. Vorrei bruciarvi tutti. E di nuovo ho rovinato la scena. Oh, bene, così adesso la noia regnerà sovrana. Sta zitto, Finocchio. Non sei altro che un Finocchio piromane dislessico. Io non sono dislessico. E tu sei un burocrate incapace, corrotto e con la puzza sotto il naso. Grazie, ma come fai a dire questi termini così complicati senza impiastricciarti la lingua? La rabbia. R-A-B-B-B-B-A-Lambda. E tu allora? Ti ricordi di quando entrasti in Berserk solo perché erano finiti i biscotti? Ti pare poco? E ci andai io di mezzo. Non ho potuto camminare per una settimana. Non ho potuto incendiare nulla per una settimana. Li avevi finiti tu i biscotti, brutto Finocchio. Ricordate la prima volta che vi siete incontrati? Sì, ricordo che all'inizio non lo consideravo un granché. Ma poi l'ho visto armeggiare con quel meraviglioso pezzo di legno che ha tra le gambe. Cosa? Ma sì, il suo violoncello. Non sembra mai parecchio bravo. Già, anche se gli ho dato fuoco. E tu, Axel? Beh, Sykes mi ha sempre aiutato a uscire di galera quando mi sbattevano dentro per incendi dolosi. Per incendi non dolosi e incendi semidolosi. Beh, il succo è questo. Sykes, senti, scusami per prima. Non sei noioso, sei diversamente buffo. Oh, grazie, Finocchietto mio. Però promettimi di fare attenzione a quello che incendi. Sì, certo. Questo rumore! Il rumore che senti è Axel che chiede aiuto. E perché? È stato di nuovo infilato nel water da Xaldin, ma stavolta non riesce ad uscire. E io di certo non vado a sporcarmi le mani per quel tizio. Anche perché non mi sono ancora vendicato per la fine che ha fatto fare ai miei poveri sformatini di spinaci. Un'intervista. Un'intervista. I-N-T-E-R-I-S-T-A. Intervista, non interista. Beh, è un vero dispetto. Un despota. Sì, quello di Zeta Delta. Oh, al diavolo. Raccontami di Axel. Beh, nonostante sia un piromane perverso che non riesce a mettere due parole in fila, devo ammettere che qualche lato positivo ce l'ha. Per esempio? I suoi lavoretti mi fanno sempre godere dal piacere. Cosa? Già, le mie spalle hanno bisogno di un bel massaggio ogni venerdì. Ah. Ehi, aspettate, c'è qualcosa che non cosa. Tu, solo frasi corrette. No, no, dalla brace alla padella. Sì, qualcosa del genere. Ehi, chi non vede si rimuore. Come si dice in questi casi, chi di spada ferisce, di spada morisce. Io lo vedo bianco e nero. Ho qualche problema? Tu hai tanti problemi. Ho una peturazione da difendere. Tu hai già toccato il fondo. Fantastico, ci tocca il primo turno. Beh, chi ben opera è a metà del comincia. Di che diavolo sta parlando? Gli è andato di cerva il voltello. Bene tutto ciò che finisce tutto. Dico bene, Roxas? Ho l'occa da pelle! Se tacciamo da fondo a cima! È chiaro che i nostri scambi si sono corpati. Ma che diavolo ho detto? Ora comprendi il mio dolore? Io non sono più dislessico. E ad un tratto conosco le tabelline. Ora capisco perché Vexen mi tratta come un idiota. Io sono un idiota! La settimana scorsa sono sceso a prendere il latte e quando sono tornato metà del castello era in fiamme. Senso comune. Così tempo di questi rari. Bene, tutto ciò che finisce tutto. La prima prova è far ridere Lexeus. Ma che razza di questa è mai sfida? Io comunque sono d'accordo sull'ipotenusa laziale. È la tempesta prima della calma. L'ultima prova è trovare un modo per disintossicare Junior. Bella, fratelli! Sacro ble! Non ci sarebbe qualcosa di più fattibile? Le alternative erano trovare una cura per il cancro o per la dislessia di Axel. Col cancro eravate avvantaggiati. Presto, cicciosate sua omaggiosità! Ben cassati a turno voi due! Ma non potevi sparire tu, pel di carota! Ma poi come hai dato fuoco ad Atlantic? La fisica di SpongeBob volume 1. Te lo consiglio. Questa volta la pedina più sfigata toccherà Alexeus. Chi alloggia arriva meglio prima. Le mie poesie, qualcuno le ha strappate! Tu scrivi poesie?
non ho bravo che sono detto. E chi aveva dubbi al riguardo? Ah, sì, stavo cercando quel libro sulla fisica di cui mi hai accennato prima. Sai, nel caso volessi imparare tecniche avanzate di piromania. Ah, tu sai leggere? Male, ma sì. Ride bene chi ride sulla bocca degli stolti. Però me la sono ben attaccata. Ehi, disturbo? Cosa vuoi, Axel? Ah, casavo di qui per passo e...